Un saluto da Gerardo Paterna per RTV. Oggi appuntamento usuale con un nuovo ospite. Abbiamo in studio Gianluigi Sarzano, life e business coach con una lunghissima militanza nel settore immobiliare. Ciao Gianluigi, grazie per essere qui. Ciao Gerardo e buongiorno a tutti voi. Benissimo. Allora, a Gianluigi facciamo le consuete tre domande che ci aiuteranno a capire cosa fa e fargli esprimere un po' di opinioni sul settore, nello specifico oggi, della formazione immobiliare. Allora, formazione agenti immobiliari, no? Quanta partecipazione vedi tra gli agenti immobiliari quando si affronta il tema formazione? Tanta partecipazione nella fase iniziale, nella volontà, in una disponibilità. Un po' meno partecipazione quando poi si tratta di passare dal pensiero, quindi la formazione piace, poi si tratta di passare dal pensiero all'azione, quindi partecipare un po' meno, però come diciamo, detto prima, anche durante la puntata di prima, vedo una partecipazione in crescita, vedo una maggior sensibilizzazione da parte degli agenti immobiliari, vedo una percezione dell'utilità della formazione. Bene, l'offerta formativa è ampia e variegata. Abbiamo tanti formatori, tanti stili, sia tricolore che d'oltreoceano. Come vedi tu questa formazione che arriva dal di là dell'Oceano Atlantico? Utile, complementare, assolutamente no, non dogmatica. Tante volte si fanno degli esempi diversi, ci sono dei calciatori che si chiamano Rossi, se si chiamassero Rossigno, viene detto, verrebbero più apprezzati perché un po' di esterofilia c'è. Mi auguro che non accada nel settore immobiliare, forse in parte è accaduto, ma non ci vedo nulla di male nel mutuare e adeguare un sistema che arriva d'oltreoceano o d'oltralpe o da qualche altra o da qualche altro paese estero. Penso che però non si debba istituzionalizzare ciò che arriva dall'estero. Secondo me bisogna guardarsi intorno, raccogliere con grande senso anche autocritico quelle che sono le indicazioni che arrivano dall'estero, poi bisogna contestualizzare, scegliere, qualificare. Quindi ben venga ciò che è utile e complementare, ribadisco, non dogmatico. Un consiglio per l'agente immobiliare che oggi è confuso e assediato da mille proposte quotidiane in temi formativi, no? Come fare a scegliere il meglio e, voglio dire, non confondere la continuità con la dipendenza? Ma guarda, posso fare un esempio. Mi piace la domanda, è molto bella perché il formatore, tra virgolette, può incorrere in questo errore qua nel creare la dipendenza. Personalmente ho interrotto rapporti di formazione perché consideravo esaurita o esaurito temporaneamente la mia vena creativa all'interno di quel gruppo di persone o di agenzie. Credo che, come dicevo prima, molto passi attraverso i risultati e la capacità nel settore immobiliare nello specifico da parte del formatore di calarsi nel contesto e nel pratico. Cioè un formatore, un coach che ti segue e ti segue sempre dal pulpito e non scende mai in campo con te, non ti affianca, non entra nel merito pratico delle tue problematiche, delle tue esigenze, non è parte integrante di un tuo percorso. Non è un formatore, poi dobbiamo distinguere, c'è la formazione d'aula, ci sono delle giornate che chiamiamo di formazione dove bisogna formare, informare, trasferire dei contenuti e va benissimo farlo dall'aula, però bisogna farlo con degli esempi molto pratici, bisogna essere poi disponibili a replicare quello che si dice in aula scendendo sul campo. Credo che quello sia un ottimo metro di misura. Credo che saper dialogare con un agente immobiliare o con un gruppo di agenti immobiliari, raccontando, spiegando, motivando, infondendo, motivando all'azione gli agenti immobiliari, va molto bene. Dopodiché bisogna essere altrettanto in grado di scendere in campo con gli agenti immobiliari, misurare i risultati, supportare gli agenti immobiliari, giovani e meno giovani, nel loro percorso di crescita o di cambio o di rinnovamento. Grazie. Quali sono secondo te le prime tre priorità per il settore formativo immobiliare? Bella, grazie.
Ti sto servendo degli assist. Diciamo che l'assist porta vuota e portiere svenuto. Consapevolezza. Secondo me l'agente immobiliare, noi non siamo consapevoli del nostro operato. Consapevolezza non significa presunzione, consapevolezza significa autostima, significa anche misurazione. Consapevolezza può anche essere consapevolezza dei propri limiti, non è solo consapevolezza del proprio bagaglio professionale. Quindi una bella fotografia attualizzata di quanto uno è bravo. Cito un esempio perché, anzi ne cito due perché mi piace parlare con gli esempi pratici, io sono estremamente pratico, è una caratteristica che mi contraddistingue, l'applicazione pratica di ciò che vado raccontando, spiegando. Ho chiesto in aula una volta a un agente, a una trentina di agenti immobiliari quel giorno, chi sapesse indicarmi per quale motivo quel tal cliente avrebbe dovuto scegliere un agente immobiliare piuttosto che un altro, che è sempre una domanda molto impegnativa che fa parte dei miei corsi e dei miei percorsi, che misura un po' il grado di consapevolezza. E un agente immobiliare mi ha risposto: perché io sono sulla piazza da 20 anni, e bonariamente, in maniera molto scherzosa, ironica e autoironica, io ho detto: spostati che devono pulire. Cioè non è quella un'unità di misura, è utile, il buon nome è utilissimo, essere su una piazza da 20 anni è indice di continuità, di serietà, di professionalità, non sempre, però secondo me tutti uguali gli agenti immobiliari ai nastri di partenza, ci vogliono delle cose che contraddistinguano. E passiamo al punto 2, quindi punto 1, Gerardo, consapevolezza dei propri mezzi, dei propri limiti, delle proprie aree di miglioramento. Punto 2, la capacità di farsi percepire. Io lotto, porto avanti una crociata in favore dell'agente immobiliare forte. Io vorrei, io sono un agente immobiliare, sono un tifoso degli agenti immobiliari. Io vorrei un agente immobiliare che viene immediatamente percepito da chi sta dall'altra parte, dal cliente, e chi meglio di un agente immobiliare sa esprimere una valutazione? Ma noi ci sogniamo di contestare una valutazione che arriva da un quattro ruote? Quattro ruote esiste, quattro mura non ancora del tutto, ma quattro mura siamo noi, per fare un esempio molto pratico e banale. Quindi la capacità di comunicare con efficacia, la capacità di farci percepire, la capacità di farci scegliere. Quindi questa capacità di comunicazione rivolta a un agente immobiliare forte che sia immediatamente percepito dall'utente finale, anche a favore dell'utente finale. La terza è la metodologia e l'organizzazione. Un agente immobiliare o un'agenzia immobiliare funziona se ha un metodo, un'organizzazione e una conseguente applicazione. I metodi possono essere diversi, tutti hanno un'utilità, tutti hanno una validità, tutti hanno una misurazione, però ci vuole. Il nostro è un lavoro basato anche sui numeri, sulla costanza, sul metodo, sull'organizzazione. Bene. Quello forte sei tu. Allora, cos'è? Allora, quello forte sei tu, quindi Gerardo, quello forte sei tu. Come dicevo, quello forte sei tu è nato, mi piace perché è nato molto dal vero, dal campo. E eravamo in un corso e ci siamo scambiati tra lì eravamo un po' di più, eravamo tante persone, quello forte sei tu, no, quello forte sei tu, ce lo siamo detti, e una volta che ce lo siamo detti, ridendo e sorridendo, consapevoli di aver lavorato una giornata insieme, di aver prodotto dei risultati concreti e tangibili, mi è piaciuto così tanto che ho deciso di farne ovviamente un marchio registrato, ma anche un percorso formativo rivolto sia agli agenti immobiliari, perché è il mio bacino di utenza primo, ma non solo. Come sai, seguo percorsi formativi di medici naturopati, di sportivi, di imprenditori, di artigiani, e quello forte sei tu è un po' rivolto in un periodo di grande cambiamento epocale, in un periodo che possiamo definire di post-crisi, o qualcuno dice che la crisi non è finita, va benissimo. Io credo che la crisi che abbiamo avuto non sia stata una crisi solo economica, è stata ed è soprattutto una crisi di valori. In un periodo di crisi di valori, riscoprire i propri valori, andare all'essenziale, scoprire il proprio talento, capire che dentro di noi c'è una persona unica, siamo tutti modelli unici, siamo tutti figli di un prodotto biologico vincente, se no non saremmo nati, e quindi quello forte sei tu è un richiamo al proprio se stesso e al proprio ardire, al proprio osare. Dopo anni passati in difesa, in crisi, è arrivato il momento di tornare fuori, quindi quello forte sei tu, siamo tutti noi,
tiriamo fuori il meglio di noi stessi. Attenzione, questo potrebbe sembrare un discorso molto anche semplicistico, solo ottimistico o solo entusiastico, premesso che l'entusiasmo credo che sia una dote importante delle persone. No, quello forte sei tu, si accompagna a un percorso di crescita personale che parte da un'analisi introspettiva e che segue poi regole ben precise, dove dentro, adesso non vorrei esasperare chi è dall'altra parte, però si parla di programmazione neurolinguistica, si parla di fisica quantistica, ma si parla poi di come focalizzare gli obiettivi che contano e come raggiungerli, prendere in mano la propria vita e farne un capolavoro. Dove e quando? A Milano il 26 maggio, Milano Sesto San Giovanni, Hotel Villa Torretta, dove c'è un bellissimo spazio che è stato utilizzato anche per gli awards di quest'anno, e in questo spazio, in questo teatro con più di 200 posti, ci sarà la presentazione del libro, del percorso, del corso, ci sarà un corso, un workshop della durata di 2 ore e mezzo, 3 ore, ma sarà anche una giornata utile per incontrarci, conoscerci, fare rete, fare sistema, e saranno presenti tante persone, tanti personaggi, sarà una bella giornata. E com'è possibile accreditarsi? In due modi, andando sulla pagina dell'evento, che è quelloforteseitu.it, è stato creato anche un evento ovviamente su Facebook, ci sono a disposizione numeri di telefono, mail, persone dedicate, anzi per chi vede oggi questa puntata, cominciate ad accreditarvi perché l'affluenza è notevole. Bene, allora ringraziamo quindi Gianluigi Sarzano per la sua disponibilità e il suo intervento. E da Gerardo Paterna un caro saluto a tutti, ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci e grazie.